siamo in due, Michelina e Roberto. Foam e... Michelina. Oh, perfetto. Siamo da Raffaele Corneo al lago di Candia, a Candia Canavese. È un raduno che organizza la 2000 Motors di Raffaele. È molto bella la location perché siamo a bordo lago. E giornata strepitosa. Un caldo pazzesco. Ciao Roby! Ciao Roby! Vediamo. Facciamo un giro, partiamo dall'inizio proprio del parcheggio. Giornata strepitosa, bello, infatti notare non c'è una nuvola, zero. Guarda il costume, c'è gente in costume però. Allora, veniamo giù, siamo sempre alla FOAM, sempre presente, perché visto che manca poco al nostro evento, si pubblicizza sempre pubblicità, carriole. Non mancate, la prossima data è il 14, 15 e 16 giugno. Cosa, quando è? 14, 15 e 16 giugno. Perfetto. E l'evento è in Cubris America. Perfetto. Abbiamo trattato i maroni a tutti. Questi qua sono i mezzi di quest'anno. C'è Pulcino Pio. Appena finita. Mustang. Renegade. Là di sotto. Ragazzi, vabbè, poi c'è Giorgio Sborone, Doge più Torino. Ha detto che la portava sul carrello. Fare gli Sboroni. Questa per sotto di Frank è veramente bella, spettacolare. È un 47 mi sembra. 47, Doge di Andrea. La Camaro, è appena la modifica appena finita. Sì, appena presa. Cadillac. La mascotte del Ford. Questa qua ormai è. Ha detto Roby, dove sarai il 3-14-15? Io sarò invece a Carpi, in supporto agli American Company che organizzano questa dimostrazione di gara di accelerazione. È una cosa molto caratteristica, quindi seguiteci, saremo un po' divisi, come sempre, gli eventi sono tanti, quindi un po' di qua e un po' di là. Contento Roby? Buon! Professionista al missimo. Sì. C'è anche due bei pezzi, due bei ferri di moto. Sì, le stavo guardando prima. Questo 1340 se non mi sbaglio, su base rigido, fatto, bello, abbastanza rat, serbatoio. Molto rude. Serbatoio di geometà. Anzi, tre pezzi serbatoio. Sì. Bella, molto, molto bella. Carino, sì. Stile bobberone. Sì. Poi molto, c'è. Molto carina. Mi ricorda tanto lo stile di Wolderup, vero? Sì. In America. Posterino. Sempre rigido. È questa. Sì, rigido. È più o meno sullo stesso genere. Sì, lo stile è lo stesso, sì. Molto simile. Poi c'è questa qua che penso che sia qualche moto di qualche bike show vecchio, questa qua. Sì. Sì, questa è vecchia questa qua. Sempre su base esposta, rigido. Sì. Bella la vernice. 200 dietro. Ah, un bel pezzettino, non è malaccio questa, eh. E deve essere qualcosa di vecchio per la springa davanti, oltretutto. Beh, sì. Molto inguidabile. Questa, vero? Un po' impegnativa. Rigido springa. Un pochettino è già da. Per i veri amanti. Sì. Poi c'è un po' di bei pezzi. Abbiamo una Chevrolet 302 anche. Questa è un bel pezzo, ragazzi, anche. Una Mustang degli anni 65, 69 forse. Sì. Vediamo. Ciao ragazzo! C'è un pezzo di diretta. Eh beh, oh, giuro, sempre presente a fare le dirette, ci sta. Ho sbagliato di poco, era una 70. 70 è un gran bel numero, Sì, esatto. Abbiamo le leva. Che siamo venuti anche qui, Ma per forza, Sono emozionato, dirlo un po'. Non vuoi non andarci? Oh, aspettiamo, mi raccomando, Figurati che perdo qua. Bravo. Poi abbiamo un Impala. Là sono obbligato. Bravo, obbligato. Sì. È un Impala del 69. Bello il charger qua. Generale lì è sempre, sì. È sempre molta scelta. Ma cosa di quello di... Hai visto, mi ha fatto entrare bene, sì. La macchina, anche qui, Guarda. Ma con quale? Guarda che entra. È sempre un Ford, Hai visto? Che bello.
poi merita perché è bella, bella lucida, bella forte, non bene. L'hai lavata per l'occasione? No, ma beh sì, cerco di lavarla sempre perché è nera. Allora abbiamo una Buick, ragazzi. Questa è bella. Bella, bella. E poi abbiamo una Cadillac. Sto qua è un ragazzo di Milano, questo qua. Una, scusate. Di Milano questo qua. Una Lincoln Continental. Questa è la Lincoln di Gigen, lui ne ha tante in macchine. Ah, l'ho visto prima, sì, l'ho visto. Oggi ho deciso di portarci questo bel pezzo, customizzata, non è proprio un restauro originale, però è il suo genere. A noi ci piace così, insomma. Bella, così. Bella, bella. Specchia molto la sua personalità. È anche simpatico il tratto. Sì, sì, molto. Non lo conoscevo, questo prima. Lo conosco da tanti anni e ho visto quasi tutte le sue macchine. L'ho beccato quando è arrivato prima, per due parole, proprio simpatico. Corvette, come se piovessero. Loro fanno parte degli Chevrolet Hours, che è un altro gruppo che segue una serie di eventi. Questa qua l'ho beccata venerdì sera dai West. Questa? Sì, mi sembra di sì. Questa qua sì. Originale questa. O riproduzione? Cosa dici? Originale? No, riproduzione. Secondo me poi. Del 65. Originale? Del 65. Bella, bella, bella. Sì. 427 oltretutto. Esatto. Giusto per. Mustang. Di ogni anno. Questo è l'anno più bello delle Mustang, devo dire. Ed è, loro sono parte del Mustang Club of Italy. Anche loro sono sempre in giro per tutta l'Italia. Li abbiamo incontrati, se non ricordo male, recentemente a Rimini. Almeno io personalmente. Qua, che bel ferro. Questo è bello. Adesso entriamo nel vivo del raduno, che è quello vero a bordo lago. Notare la location strepitosa, bellissima, bella bella, gran bella location. E abbiamo un Golden Eagle. Questo è bello, più bello. Del 79. Mustang 66, se non mi sbaglio. E guardate che cosa abbiamo davanti, una GT500 che credo sia una riproduzione della Mustang Eleanor, sì. Di fuori in 60 secondi. Sì, proprio lei. Quella che non riusciva a rubare. Esatto. Che va sempre il blocco. Esatto, esatto. Bella, bella. Un gran bel pezzetto. Buongiorno, buon appetito, eh. Ciao. Sempre in diretta, bel evento, bei mezzi, complimenti. Grazie. Signor Raffaele, lui. Allora. Ora scegliamo con... Bella, vado ad ammirare questo altro pezzo, questo, perché questo. Merita. Sì, io l'ho vista una volta sola e infatti sono contenta che Raffaele l'abbia portata, perché è una Charger che non si vede tutti i giorni. Colore a parte, che uno può farla come vuole, però giallo è giallo, ragazzi. Sì. Non so descriverla bene, perché sinceramente sono quasi emozionata a vederla, però è una 68. Credo sia lo stesso. Sì. Cosa ne pensate? Spettacolo. È vero? Sì. Guardate gli scarichi, ragazzi. C'ho 1100 qua sotto. Beh. Esatto, esatto. Poi questo vediamo. Qua, questo è un... bei pezzi. Sì. A bordo lago ha portato veramente tante belle cose. Saluti Sharon! Ciao Sharon! Dopo si parla, signora. Sì, sì, lei ci segue sempre, sì. Sempre, sempre. Poi c'è uno spettacolare Rod, bellissimo. Sarà un 32 questo? Cos'è un? Sì, non hai sbagliato. 30-32. Sì. Poi motore flathead. Spettacolo questo. Con queste cinghie poi, ragazzi... ha fatto una cosa un po' diversa da quello che vediamo nei soliti hot rod, che hanno il motore a cielo aperto. Lui invece gli ha fatto questa specie di copertura, molto molto bel motore, carino. Bel motore. Molto molto carino. Parafanghi in regola con le normative italiane. Esatto, cosa non comune. E sto finendo il mio, Ne sto facendo uno da paura. Bene. Da galera più che tutto. Bene, bene, non vediamo l'ora di vederla. Poi abbiamo una Chevelle. Una
Fumanti che mangiano sempre, proprio che sbranano. Gente, sai che sbranano? Sempre a mangiare. Da fuori poi in giro cosa fanno? Mangiano. Vabbè. Mangiate, mangiate. Siamo rimasti a questa. A questa. Questo è un bel 440, questo è spettacolare. Anche questo è spettacolare. Veramente bella. L'ho vista in vari raduni questa. No, allora il vecchio proprietario io lo conosco, purtroppo non è più tra noi, e l'ha venduta prima di mancare, bella, e chi bella, l'ha bella, comprata bella. Ha fatto un bellissimo acquisto secondo me. Poi abbiamo una Cadillac. L'ultima è uno dei pezzi più belli, esatto. Secondo me poi. È un'altra delle auto di Raffaele. No. Allora solo alla fine, butto sopra la fine di brutto. Poi dentro questo è spettacolare. L'ho vista venerdì sera, l'ho vista. Veramente questa bella. Ha fatto un restauro veramente al top. Bella, bella. D'altronde l'America di questi anni ci ha viziato ed è anche giusto conservare. Questo è il pezzo più bello, penso qua, secondo me. Un RT Challenger, cos'è questo? Qui sarà un 68. Bel numero, sempre le migliori, guarda. È veramente bella questa, sì. 383 Magnum, un bel big block sotto. Sì, esatto. Oltretutto. Esatto. Perché è un pezzo che non basterà un centone. Non so, ma almeno. Non lo so, non me ne intendo molto no. Anni. Non basta un centone secondo me. Ho visto nelle varie aste americane che vanno su abbastanza di prezzo. Con poco anche. In poco tempo vanno abbastanza. Bel culo del Cadillac. Bello. Questo è veramente spettacolare. Sì. Questo è di Raffaele, no? Sì, beh, no. Del gruppo, se penso di sì. Penso che faccio sempre parte di Old America, perché alla fine sono quasi tutte le Ah, giusto location, giusto per. Allora ragazzi, un po' chi di si largo. Ricorda Key West? A me la prima volta che sono stata qua mi ha ricordato tanto. Sì, anche a me Key West, hai ragione, sì. Un po' per il gazebino, un po' di Florida, un po' per Canneto, sì, esatto, un pochettino, mi ha ricordato un pochettino Key West. Ok, noi nella... Aspetta, giriamo di qua. Video corto, chiudiamo. Chiudiamo qua, adesso ci godiamo la giornata. Ricordate i prossimi eventi, li abbiamo detti prima. 14, 15 e 16 Kubris American Day con il Fan Club, e il 16 invece io sarò a Carpi e poi qualcun altro in giro per il mondo c'è sempre. Ciao, buona gente. Domenica, ciao a tutti. Smoking Man Form. Michelina Salandra. Ciao Roby, vogliamo lo stipendio. Allora ragazzi, siamo di nuovo in diretta da Candia, stiamo per fare le premiazioni delle auto. Rimanete lì che vediamo chi ha vinto. Vediamo intanto. Ah, io vado io. Allora riparto, ringraziamo come ho detto il Lido 34 per averci ospitato e aver dato a noi la nostra possibilità di condividere la nostra passione. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, chi è venuto da lontano, chi è arrivato in ritardo, chi è arrivato, chi aveva promesso come sempre di arrivare presto ma alla fine non si alza mai, è qua in prima fila. Saluta Cristian. ringraziamo intanto Danilo Bar per la musica. Vogliamo solo ringraziare il sindaco, il nuovo sindaco, il signor Mario Mottino, che è qui con noi. Lo facciamo salutare, prego. Grazie a tutti. Benvenuti a Candia, grazie all'associazione Old America e al Molo 34 di aver ospitato questa bella manifestazione che speriamo possa ripetersi, e ringrazio tutti anche perché questo è un modo di far conoscere il lago, il nostro territorio, e noi questo ci teniamo molto. Ho visto queste bellissime macchine che tra l'altro mi ricordano alcune della mia infanzia, quella degli anni 70, e quindi è stato molto bello, e vi lascio alla vostra continuazione. Ringrazio ancora una volta di essere stati qui e speriamo di rivederci anche il prossimo anno. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie signor Sindaco.
Allora, vogliamo ringraziare Gigi, vogliamo chiamarlo qui a salutare tutti voi. Dai, vieni, vieni, su, dai, vieni a salutare, dai. Vabbè, cosa dire? Hello Terry. Gliel'ho detto 30 anni fa, ma però, è sempre bravo. Grazie a tutti. Grazie, come sempre il palco qua gioca un po' l'emozione e toglie la voce. Allora, voglio intanto passiamo subito alla premiazione. Allora, cominciamo a premiare subito Danilo Bar, il chitarrista. Dov'è? Vieni qua con noi. Ah, mi raccomando, chi prende il premio si ferma un secondo per la foto, cioè non scappate subito, tanto di qua non vi mangia nessuno. Si paga uguale. Vieni Danilo, ma c'è qualche valletta che dà il bacio, sennò io bacio tutti, ci sono le mogli con i mariti per ritirare il premio, così almeno fate la foto. Chi fa la foto? Allora metto di fronte sto ferro vecchio davanti. Allora, cominciamo con la prima auto Vespa degli anni 80, una Chevrolet Corvette numero 20. Applaudiamo però, ragazzi, cioè qua sembra un mortorio, dovrebbe essere un festo. Vieni qua, fai la foto, dai. La valletta non c'è, non l'abbiamo trovata. Vieni qua, non scappare, vieni. No, vieni a fare la foto. È che guida mica solo lui. Mettiamoci di qua, venitemi qui al centro. Il ferro qua davanti, no, mettiti là. Vai, scatta, dai. A posto. Grazie ragazzi. Sì, però se nessuno applaude qua. Te siete morti oggi? O apriamo un idrante, tiriamo un po' d'acqua, così magari c'è qualche applauso in più, o se no non lo fate voi. Allora, continuiamo, Vesse per gli anni 70. L'auto numero 6, Dodge Challenger. Bravo! Tirà un applauso a nessuno, Diego, perché non applaudi mai? Non hai voglia, ti ho beccato. Vieni qua in mezzo. Vieni qua. Bravo, complimenti. Grazie a te per aver partecipato come tutti quanti gli altri. Allora, Vespa degli anni 60. Allora, l'auto numero 25. Chi è che è l'auto numero 25? Di qua. Addirittura, mamma mia. Altro gestaccio. Il gestaccio glielo facciamo nella foto. Vieni. Guarda, non ha rubato niente, madonna santa. Vai a vedere il premio, gira che non lo vedono, vai. Guarda che gufi, anziché fare i gufi applaudite, ragazzi. Grazie anche a te per aver partecipato, mi raccomando, ti aspettiamo anche a te i prossimi eventi. Allora, invece per gli anni 50, l'auto numero 7, dov'è il proprietario? Una Cadillac, una bellissima Cadillac del 59. Cosa facciamo? Vieni da solo? No, vieni anche tu, Lascia il telefono a qualcuno se devono fare la foto, se no te lo girano. Oggi abbiamo WhatsApp, abbiamo un sacco di... Di qua! Abbiamo un sacco di genere, che mi metto di qua, come sempre. Guardate di là. Guardate lui. Grazie anche a te. Sì, ma qua non applaudo nessuno, io non posso applaudire, mi cade qua in mezzo, fa un disastro. Grazie anche a te. Allora, invece qua abbiamo premio per l'off-road numero 14, una Jeep Renegade. Non c'è. Numero 14, arriva. Ah, non l'ho visto. Vieni, mettiti anche tu di qua. Complimenti anche a te. Mettiti qua al centro, ma non sono una valletta. Devo fare. Babbo, scappa, non c'è nessuno. Valette non ne abbiamo oggi, è troppo caldo, sono tutte in piscina.
Allora invece Best Modern Car, l'auto numero 19, una Ford Mustang. Sì, però applaudite ragazzi, veramente, io sono deluso da questo pubblico che non si sente. Hanno tutti male alle mani, o stanno mangiando tutto il gelato, o bevono l'acqua, visto che oggi fa caldo. Ecco, ciao. Grazie a te per essere venuto. Grazie, buona giornata, ciao, complimenti ancora. Allora adesso premiamo l'auto più lontana. Chissà chi sarà che è l'auto. Secondo voi chi è che è venuto da più lontano? Non lo potete sapere, assolutamente. Chi è che pensa di essere che quello che è arrivato da più io, lontano? Io! Ma dai, no, cioè tu veramente. Ma guarda, non ho parole, eh! Vabbè che bisogna avere un po' di mania di protagonismo oggi come oggi, però. Chi è? Chi sarà? Chi può essere? Vediamo un po' se lo trovo. Non di sicuro. Non lo trovo, ma anche perché non so chi è, quindi faccio finta di cercare qualcuno che non so dove sta. Allora, l'auto che premiamo perché è venuto da più lontano è l'auto numero 39. Chi è che ha l'auto numero 39? Adesso lo facciamo dire a te che macchina è, visto che nessuno parla e nessuno applaudisce in modo adeguato. Comunque vabbè, ma fa caldo, magari la testa. Che macchina hai? È una Camaro dell'86, una bellissima Camaro dell'86. Adesso c'è, prima di premare l'auto più bella, io faccio un cambio di programma perché faccio di testa mia sempre, quindi non frega niente, decido io. Cominciamo a premiare i club. No, metti la macchina più bella, vai, permetti di te, la premiamo dopo. Un po' di suspense, suspense. Più che giusto. Il phone, chi viene del phone? Montello! Ce ne stiamo 7-8 persone, ci stanno tutte qua, e mi metto di lato. Vai, e facciamo Montello! La foto, eh? Arriviamo almeno a 7-8, dai, venite un po' in tanti, su, forza. Dai, dai! Dai, dai, ce la foto c'è. Peccato per la moto che rovina un po' la scena. Dai, quanti siamo? Forza, se non rivolto non facciamo la foto, eh. Contatevi quanti siete. Allora ragazzi, loro sono quelli del Fan Club. In mezzo c'è Montaldo che è un mio collega su Neuro TV. Vi ricordo il prossimo evento loro che è 14, 15 e 16 giugno al Kubris American Day. Brava! Bravissima! Dov'è il premio? Gli avete dato il premio? No, 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 la donna davanti, il premio lo tiene la donna oggi, anche se non si dovrebbe fare, però lo facciamo. Alle donne le foto, forse. Sì, il premio, non le foto. Fate la foto, vai. Bravissimo. Applaudite, qualcuno prova. Grazie. Giorgia sulla moto. Col premio. Così poi vendi la foto che la moto l'ha presa il premio. Ah, va bene, va bene. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Invece adesso premiamo l'altro club, è il Mustang Club Italy. Chi viene? Chi c'è? Non tutto insieme, eh? Aspetta. Non tutto insieme. Vabbè, però io l'ho chiamato in tasca. Sono andati via tutti gli altri. Ah no, c'è lui. No, anche tu, anche tu. Viene lui, ok. Appunto, dove sono gli altri? Forza! Sono andati via, Vabbè, se lo becca lui. Se lo becca lui. Vengo anch'io, Voglio sentire un applauso! Madonna santa! Oh. Ma allora io non so se qualcuno di voi manda le mani, però cioè gli applausi riattivano la circolazione, anche se fa caldo, però la circolazione riattivano lo stesso. Dai, grazie mille, grazie per essere venuti. A voi. Allora,
Allora, innanzitutto ringrazio nuovamente il Club Form, il Mustang Club e il Club Old Americas per aver partecipato, e ringrazio nuovamente tutti i partecipanti che sono venuti qui oggi, come dicevo prima, a condividere la nostra passione. Io, visto che mi sto dilungando un po', andrei avanti e premierei l'auto più bella, visto che abbiamo creato un po' di suspense, come si dice, come volete dire. Chi può essere? Secondo te qual è la macchina più bella? Chi ha vinto? L'Outroad. Abbiamo già premiato. Premiamo di nuovo. Secondo te la macchina più bella qual è? Tutte. La Lincoln. Questo ovviamente, però chi è che ha vinto? Qual è che ha vinto la coppa? Tu invece? Secondo me è quella viola. Challenge, anche tu. Va bene. Secondo te? Per me sono tutte belle. Ok, qua non so se c'è abbastanza caldo. No. Vediamo un po'. Secondo te qual è la macchina più bella? Tutte belle. Sì, ma quella che ha vinto il premio? Non lo so. Tu invece secondo te? Non so niente. Non lo so niente. Lei lo sa qual è la macchina più bella secondo lei? Quale ha vinto? La mia. Che macchina ha lei? La Fiat 16. Non è entrata oggi, però proviamo a premiarla, dai, la prossima volta. Se facciamo entrare anche le auto. Ma anche come dice qualcuno, oggi Fiat Mopar si è fuso, qualcuno c'ha Mopar sul braccio tatuato, però. Secondo te qual è la macchina che ha vinto? A te non lo possiamo chiedere, togliti, dai, forza. Qual è la macchina che ha vinto il primo premio? Non lo sa lei? Come mai? Ha un pensiero, secondo lei quale può essere? Scusate le spalle, non dovrei girarmi. Non lo sa, va bene. Chiediamo a lui. Questa qua davanti. Ah, la Ford Model, bella. Secondo te quale macchina ha vinto? La Challenger, quella viola che ce l'ha? Sì. Ah, ok, anche lui secondo lui. Tagliamo. Va bene, va. Allora, adesso voglio tutti quanti. Cioè, tutti quanti no, perché sennò non ci stiamo. Raffa, vieni qua. E puoi filmare qualcun altro, vieni tu con me tu. Filmare, non so, per forza. Dai. Giulio, vieni qua. Che altro dobbiamo fare venire qua sopra adesso per fare la premiazione dell'ultima auto? Vieni Cristian, vieni qua sopra, forza. Costa, dove sei? Costa? No, no, vieni, sì, vieni Costa. Ciao, ciao. Vuoi salutare qualcuno? Buongiorno papino. Buongiorno signor bebè. Benvenuti in questa fantastica festa. Brava, forza, facciamo un applauso. Allora, andiamo a vedere. Ok, non sono qua, sono qua, sono qua. Allora, la macchina più bella di questa manifestazione, secondo la giuria, Best in Show, è l'auto numero 34. L'auto numero 34, una bellissima Lincoln del 74, questa che c'è qua sulla nostra destra. Vai, oh, Giga! Un applauso però, ma forte, dovete staccarvi le mani, vai! Vai, Giga! Complimenti a te, complimenti a tutti. Grazie a te per aver partecipato. Stavolta mi metto più in mezzo a fare la foto, visto che forse ci stiamo, il balletto non lo faccio. Ma non c'è nessuna Miguel! No, allora, adesso vogliamo la dolce metà. Bravissima, brava. Fate la foto, poi mi metto di là io. Complimenti ancora. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a tutti per aver partecipato. Saluto tutti, devo chiudere. Ragazzi, un saluto, vi ricordo ancora i prossimi eventi, vi chiudo con una vista lago che merita sempre come location. Vi ricordo i prossimi eventi nostri di Neuro TV. 14, 15, 16 siamo al Kubris American Day organizzato dal Foan Club. Il 16 mi trovate a Carpi, organizzato da American Company, con gli Shark presenti e tanti altri club, compreso la Dodge Ram Maniac. Mi raccomando, non perdetevi e rimanete con noi.